Ecco, quindi forse qualche anno che ci state lavorando. Prego. Sì, salve, salve a tutti. Io, come dicevate, sono Dimitro Guzzardi e sono adesso ricercatore al Sant'Anna. Ho fatto questo studio appunto con Andrea Roventini, Elisa Palagi del Sant'Anna e Alessandro Santoro della Bicocca, dell'Università Bicocca. Sì, noi allora, questo lavoro è iniziato alcuni anni fa. Abbiamo iniziato a raccogliere i dati, abbiamo iniziato a fare le stime e poi, come succede normalmente in ambito universitario, quando poi si fa tutto il lavoro, si rilascia il documento come working paper, poi si manda alle riviste scientifiche. Lì poi passa molto tempo perché poi ci sono altri accademici, altre persone che rivedono il lavoro, vedono che il lavoro è valido, chiedono altre aggiunte, per esempio, per essere sicuri che non ci siano problemi di vario tipo. E dopodiché, quando questo viene validato, insomma, anche da altri ricercatori accademici, poi il giornale decide, la rivista scientifica decide di pubblicarlo, che è quello che è successo appunto verso fine a dicembre, che è poi nel momento in cui se ne è parlato un po' di più e avete trovato e avete visto anche il lavoro in giro, insomma, sui media, che era stato ripreso più volte. Sì, è stato, tra l'altro, è successo in concomitanza con il rilascio dei dati della Banca d'Italia, che avete citato prima. La differenza è che tra i dati nostri, che abbiamo utilizzato noi, tra il nostro studio e quello della Banca d'Italia, che noi ci concentriamo sui redditi, quindi su quanto ogni persona guadagna ogni anno, mentre lo studio di Banca d'Italia è più sul patrimonio, quindi è sui risparmi, sull'accumulazione delle ricchezze, che include case, include asset finanziari di vario tipo. Però le due cose ovviamente sono molto collegate. Come dicevi giustamente, noi notiamo un aumento delle disuguaglianze dalla crisi in poi, fondamentalmente dal 2008 in poi, e questo è molto legato all'aumento della concentrazione dei patrimoni, perché dal 2008 in poi i patrimoni sono stati sempre più concentrati e visto che i patrimoni sono sempre più concentrati, anche i redditi che derivano dai patrimoni, quindi i dividendi, gli interessi, gli affitti sulle case, per esempio, anche questi diventano sempre più concentrati. E quindi vediamo proprio che c'è una maggiore concentrazione anche dei redditi nella parte alta della distribuzione dovuto a questo aumento di redditi da capitale. Come si dice, ecco. Non solo questo, ma l'aumento delle disuguaglianze è dovuto prevalentemente a questo, ma anche a una riduzione del reddito reale delle fasce più povere. Quindi noi, per esempio, abbiamo preso, mettendo insieme tutti i dati, adesso tra un attimo vi spiego anche un po' più nel dettaglio come li abbiamo calcolati. Mettendo insieme tutti i dati, vediamo che le persone più povere sono quelle che hanno perso maggiormente reddito negli ultimi 15 anni. Cioè, noi abbiamo, a livello nazionale, abbiamo visto che il reddito nazionale pro capite negli ultimi 15 anni è sceso di circa il 15%, si è ridotto per via dell'inflazione, per via che si guadagna un po' di meno perché la produttività non è aumentata come doveva. Quindi in teoria, se tutti fossero uguali, tutti i gruppi di reddito dovrebbero perdere circa il 15% del loro reddito. Però non è successo così. Quello che abbiamo visto è che i più poveri, quindi le persone che sono nel 50% più povero, hanno perso circa il 30% del loro reddito. Le persone che sono in mezzo hanno perso circa il 10%, e le persone che sono all'1% invece, quindi le persone che guadagnano oltre 1 milione di euro l'anno, in media, hanno quasi completamente compensato le perdite, grazie appunto al fatto che hanno aumentato i loro redditi di capitale. Sì, vi dico un attimo come abbiamo calcolato le stime, perché appunto questo pure potrebbe essere interessante. Mettiamo insieme molti dati, questo anche perché per questo motivo anche ci è voluto diverso tempo, c'è stato molto lavoro dietro. Abbiamo raccolto dati di indagine campionaria, unendo quelli dell'Istat, quelli della Banca d'Italia. Abbiamo utilizzato i dati sulle dichiarazioni fiscali anche, quindi i dati sull'IRPEF, i dati quelli che rilascia il MEF, su
come sono distribuiti per esempio gli affitti, i redditi da affitto, i redditi da, sì, dagli affitti. E abbiamo fatto delle correzioni anche per tenere in conto dell'evasione fiscale, che è ovviamente molto alta in Italia, anche questo è una cosa importante da considerare, e abbiamo anche aggiustato un po' i dati sui redditi da capitale utilizzando delle stime sul patrimonio che sono diverse da quelle che generalmente si usano in questi studi, che vengono direttamente dalle indagini campionarie, ma invece ci sono delle correzioni aggiuntive, che sono delle correzioni molto simili a quelle che poi ha rilasciato la Banca d'Italia. Noi le avevamo un po' prima ed erano una stima della distribuzione del patrimonio fatta da dei ricercatori all'interno del Ministero e anche dei ricercatori delle università, in particolare erano delle stime di Acciari, Albaredo e Morelli. Che poi vengono anche citate dallo studio della Banca d'Italia come delle stime compatibili, insomma, sono molto simili. La differenza tra le due è che in Banca d'Italia si concentrano sulle famiglie, questa per una direttiva europea probabilmente, mentre la loro distribuzione era calcolata a livello individuale, quindi guardando agli individui. Ci sono delle differenze, ovviamente, perché può esserci che nelle famiglie alcune persone non lavorano, quindi non hanno guadagni di redditi di lavoro, ma anche non hanno proprietà, sono tutte intestate a una sola persona. Quindi andando a vedere la differenza fra distribuzione familiare e distribuzione individuale, ovviamente ci possono essere delle differenze, però non così importanti, soprattutto al top della distribuzione, quando le persone tendono anche a avere famiglie, dove entrambi i partner lavorano e hanno vari redditi a capitale e vari patrimoni. Non so, volete se vi se Io volete non aspetta, io adesso magari facciamo intervenire anche Elisa, però volevo fare assolutamente. un'osservazione doppia, diciamo. Uno è che la sensazione è che, forse più di una sensazione, è che negli ultimi, diciamo, 40 anni sostanzialmente c'è stato uno spostamento, oltre che diciamo, della ricchezza, anche appunto della tassazione, dai ricchi e quindi diciamo dai redditi di capitale e dalle imprese sui lavoratori dipendenti e in parte anche sui lavoratori autonomi. Adesso negli ultimi tempi poi i lavoratori autonomi, questo governo per esempio Anche di me. cerca di portarli su, e poi sui Sì. consumatori, no? Attraverso tutte le imposte, l'IVA e tutto il resto. Quindi c'è stato questo cambiamento che non è solo italiano, è una cosa che è successa in tutto il mondo occidentale, diciamo, no? Negli Stati Uniti negli anni 70 c'era ancora una tassa, un'aliquota dell'80% sui grandi patrimoni, sui grandi redditi, e adesso invece siamo, mi ricordo più se è il 30, 34 o qualcosa del genere, ecco. L'altra cosa è che nel caso italiano, che forse è più specifica, è quella rispetto anche a tutto il resto d'Europa, abbiamo visto le ricerche fatte che dimostrano che è l'unico paese dove i salari negli ultimi 30 anni sono scesi in termini reali. Quindi quando tu dicevi quella perdita del 30%, eccola lì che diciamo in Esatto, parte è spiegata dal fatto che qui i salari, invece di aumentare, sono diminuiti. Ecco, poi certo. monetariamente sono aumentati, ma da un punto di vista reale, no, rispetto all'inflazione e tutto il resto, sono diminuiti. Ecco, io adesso, detto questo, vorrei che intervenisse Elisa, perché ovviamente c'è anche un tema di penalizzazioni particolari anche rispetto, alle componenti della popolazione, i giovani, diciamo dai 18 ai 35 anni, le donne, appunto, anche dal vostro lavoro vengono fuori che sono rimaste fuori, diciamo, totalmente. E poi c'è chi vive a sud, no? Ecco, per cui l'Italia è, come sappiamo, diciamo, non è una cosa molto omogenea. Prego, Elisa. Grazie, grazie Alessandro, in realtà grazie a tutti e a tutte per l'invito, grazie a Demetrio, insomma, per aver, seppur brevemente, ogni tempo a disposizione, offerto uno spaccato più diretto, no? Io ho letto con grande interesse l'esito della vostra ricerca, perché appunto
rappresentando qui la rete dei numeri pari, noi siamo una rete che si pone l'obiettivo di avanzare delle proposte politiche concrete per sconfiggere, perché le parole sono importanti, la povertà e le disuguaglianze. Poi facciamo dualismo dal basso, facciamo un sacco di altre cose, ma oggi ci concentriamo di più sulla parte di proposta che facciamo. Conosciamo molto bene i dati che riguardano le disuguaglianze fiscali, di reddito, di genere, intergenerazionale e così via nel nostro paese. Quello che credo apporti la vostra ricerca in più a tutto questo è appunto aver avuto la capacità, il tempo e le risorse di mettere insieme una quantità di dati che, diciamolo, in maniera molto chiara, per chi non è del mestiere e non ha tutto questo tempo, è sempre molto difficile accompagnare le proprie argomentazioni con dei dati che dica: guardate, qui non stiamo giocando, la situazione è molto seria. Noi cerchiamo di farlo per quanto ci è possibile da 12 anni e la situazione è drammatica, nel senso che io non mi concentrerò sull'aspetto tecnico di quello di cui stiamo parlando, ma delle ricadute politiche che questo sta avendo, ha avuto nel nostro paese. Se no, ce l'ho un dato solo, non amo particolarmente farlo, quindi mi limiterò a questo. Nel 2008 c'erano 2,1 circa milioni di persone in povertà assoluta, nel 2008. Pensare a questo dato oggi fa venire i brividi e la nausea e tanta rabbia, perché nel 2024 sono quasi 6 milioni di persone. A questo dato si affianca il fatto che nel 2008 i miliardari, per la maggior parte uomini, perché il genere conta anche in questi casi, erano 12. Ecco, tra il 2008 e oggi facciamo i conti di quanti anni sono passati, oggi i miliardari sono 68. Quindi quello che diceva Demetrio, che ci restituiva Demetrio, è fondamentale per comprendere che la retorica del quale siamo state sommerse per un periodo nel nostro paese, della retorica dell'austerità per cui i soldi non c'erano per fare quello che serviva, allora la verità è che i soldi c'erano, ma stavano andando da un'altra parte. Perché se è vero che i più poveri hanno perso il 30% del loro reddito in proporzione e i più ricchi neanche l'uno, e allora vuol dire che per fare conti alla mano circa 70 miliardari in più ci sono volute 4 milioni di persone in povertà in più. Cioè, io non vorrei farla banale, ma la logica è questa. E il rischio più grande che noi abbiamo denunciato sin dall'inizio, quando studiavamo i dati dell'Istat intorno al 2010-2011 e vedevamo che la crescita delle povertà era troppo esponenziale, era troppo rapida, stava succedendo qualcosa. Anche nel nostro paese iniziavano ad arrivare gli effetti di quelle politiche, perché sono scelte, questo è importante dirlo. Non è l'effetto di qualcosa di inevitabile, assolutamente no. Era evitabile come lo è ancora oggi. E se questo non succede, perché nel nostro paese, da voglio essere buona, parsimoniosa, da 20 anni a questa parte, nessuno dei partiti che è stato al governo, nessuno, ha avuto come priorità le disuguaglianze, la povertà, ne cito altri, la lotta alle mafie, il diritto alla sanità, all'abitare, all'istruzione, tutti gli studi che vediamo annoverano tagli di qua e di là, una volta in una voce, una volta in un altro, si spostano poste di bilancio come se fosse il gioco delle tre carte per convincerci che questi tagli non esistono, ma non è così. Vengo ad oggi perché l'urgenza è grande, questi dati si accompagnano con vite reali nel paese, persone che vivono una condizione di disagio enorme, dove se non trovano realtà sociali come quelle che fanno parte della rete dei numeri pari, perché non abbiamo la presunzione di sentirci né il centro del mondo né i primi nel paese, trovano le mafie. Io, oltre a coordinare il gruppo di comunicazione della rete, mi occupo di politiche sociali per Libera, e quello che soprattutto la pandemia ci ha aiutato a spiegare meglio è che quando non è lo Stato che arriva a garantire dei diritti, ci arrivano le mafie. Non è un se, un forse, un magari. È così.
E quando per fortuna riusciamo ad arrivare prima noi, ecco, allora abbiamo un lavoro da fare. Questa non mi pare sia una priorità per la politica, perché oggi nel nostro paese, per esempio, siamo a 2 giorni, ho perso il conto, dall'approvazione del disegno di legge in Senato sull'autonomia differenziata. A proposito di fisco, a proposito di Sud. Non mi sembra una buona notizia, non mi sembra una misura che risolverebbe i problemi del quale stiamo parlando questa sera. Anzi, andrebbe ad aumentare ancora di più questo divario con la scusa e quindi con l'intenzione politica iniziale che chi produce di più è giusto che mantenga quanto prodotto all'interno del suo territorio. E dov'è il principio di solidarietà contenuto nella nostra carta costituzionale? Andiamo a istituzionalizzare non solo le disuguaglianze, ma anche il principio che sottosta alla base di questo ragionamento, per cui ci hanno abituato a questo molto lentamente negli anni, che se sei povera la colpa è la tua, che se non studi la colpa è la tua, che se non ti puoi curare, però se avessi fatto scelte diverse. Io credo che se chiedessi, sicuramente non a voi, ma uscissi da questa call e andassi per strada e chiedessi alle persone: ma tu lo sai quanti soldi dà la Calabria alla Lombardia ogni anno per curare persone calabresi in Lombardia? Miliardi di euro. Se li tenesse all'interno della propria regione, avrebbe un sistema sanitario sicuramente diverso. Quindi tutte le misure che vediamo approvate anche da questo governo, perché ci tengo a dire anche questo, non possiamo pensare di esserci svegliati 2 anni fa e improvvisamente ci troviamo al governo una coalizione di destra con delle idee molto pericolose per la nostra democrazia, pensando che non c'è stata una strada preparata da altri. Il problema è culturale, da tutti i punti di vista. Non possiamo pensare di parlare solo del tecnicismo, con tutto il rispetto per chi lo fa, perché poi ci fornisce degli strumenti per far capire alle persone, ma qui si tratta di entrare, di scardinare una logica per cui non siamo più tutti e tutte uguali. Da un pezzo non siamo più tutti uguali. Io credo che sia questo il dato da cui dobbiamo ripartire. Se non vogliamo rischiare, lo restituisco con grande in maniera molto diretta, perché non è qualcosa che secondo me va edulcorato. Noi quello che sentiamo sui territori è che c'è un sacco di rabbia, le persone sono molto arrabbiate e quando si costruisce questo clima nel paese è molto difficile che l'uscita da questa crisi sia meglio di quello che avevamo prima. Anzi, lo stiamo vedendo a colpi di disegni di legge, di proposte in Parlamento, di tagli, di bavagli, di tutta una serie di misure, di cancellazioni di progetti del PNRR. Sarebbe molto interessante affiancare a quello che ci raccontava Demetrio anche il modo in cui le persone più ricche nel nostro paese come nel mondo inquinano molto di più rispetto alle persone più povere. Un paio d'anni fa è uscito un rapporto molto bello, Billion Carbon, di Oxfam, dove ci faceva vedere come l'1% della popolazione più ricca al mondo inquinava di più del 50% dei più poveri messi insieme. Però mi sembra, correggetemi se sbaglio, che i ricchi vivono in case magnifiche con i depuratori dell'aria, spesso in luoghi dove si risente meno del cambiamento climatico, non rischiano di essere inondati dall'innalzamento del mare. Quindi c'è un'inversione anche qua. Non siamo tutti uguali nei rischi che subiamo. E qui entriamo, no, nella giustizia ambientale ed ecologica. Giustizia sociale sappiamo benissimo che cosa vuol dire. Giustizia ambientale vuol dire distribuire in maniera equa i rischi che derivano da, per esempio, i cambiamenti climatici. Ecco, oggi sui più poveri si sta riversando tutto quello che nelle classi economiche più alte, più privilegiate, viene lasciato indietro. Non è importante se io per produrre 1 milione di euro in più devo calpestare i diritti e le vite di miliardi di persone. Questo è il sistema che stiamo alimentando e arrivo al punto prima di chiudere. Il problema è il sistema. Cioè, quelli che ci racconta Demetrio sono dati, ripeto, prodotti da un sistema liberista, patriarcale, neocoloniale, purtroppo non abbiamo il tempo di argomentare queste motivazioni,
E pensare che un'alternativa non esista o farci credere che un'alternativa non esista è uno dei più grandi problemi che abbiamo nel nostro paese, perché nessuno dei partiti politici presenti in Parlamento è in grado di produrre proposte alternative, di appoggiare proposte alternative, perché in altri posti del mondo, per fortuna, delle buone notizie ci sono. E invece noi siamo molto molto indietro. Come rete dei numeri pari abbiamo costruito dal basso una piattaforma, l'abbiamo chiamata agenda sociale, per rispondere a quella che vi ricorderete è stata l'agenda Draghi. È stata sottoscritta da 700 realtà sociali e sindacali in tutto il paese. Sette proposte, pilastri sociali europei, diritto al reddito, all'abitare, servizi sociali di qualità, quindi non siamo, come dire, dei rivoluzionari col passamontagna, pilastri sociali europei, non ci siamo inventati niente, diritto all'accoglienza, una riforma fiscale, ovviamente, diritto all'accoglienza, il no all'autonomia differenziata, insomma, punti per noi di senso, non ci siamo andati ad inventare niente di clamoroso e il consenso attorno a queste proposte è molto alto, quindi c'è uno spazio nel nostro paese per discutere di questo. Noi continueremo a farlo, con Transform, insomma, essere vostro ospite oggi è come parlare in casa, quindi vi ringrazio nuovamente e sono molto felice di continuare questa interlocuzione con voi in modo da crescere e alimentarla. Benissimo, io direi adesso darei la parola a Roberto Musacchio che ha alzato la mano e poi facciamo un giro ancora e poi dopo magari Demetrio torni a Sì. intervenire. Prego Sì, Roberto. io pensavo sostanzialmente di ascoltare, però poi siccome questo incontro è anche frutto di una discussione che abbiamo fatto in casa da noi, da Transform, avvalendoci dei vostri contributi naturalmente, mi è venuto di dire sostanzialmente due cose, una cosa analitica e poi una cosa invece di interpretazione. La cosa analitica che inserisco rispetto a quanto avete detto voi, Demetrio, all'inizio e Elisa dopo, è il quadro europeo di questa situazione. Ora, io ci ho un po' lavorato per vecchi compiti istituzionali, ma anche recentemente come Transform, ma anche come versione giornalistica. E per cui, per esempio, sono andato a vedermi i dati del sistema fiscale europeo. Che veniva preso in considerazione prima da Demetrio anche rispetto alla questione dei redditi, insomma, c'è uno spostamento dei redditi a favore di quelli finanziari e questo incide sul sistema anche fiscale e questa è una chiave interpretativa sicuramente importante. Però la cosa che mi ha impressionato è che credo che fosse uno studio commissionato dal gruppo socialista, peraltro, e penso che di ricordare bene, ci avesse lavorato l'equipe di Piketty. E quindi era uno studio molto elaborato, molto complesso, messo a disposizione dal gruppo socialista al Parlamento europeo. Io sono del gruppo Delefte, però insomma utilizzo i materiali degli altri anche, no? E tra l'altro mi colpisce che a valle di questa disponibilità di dati poi non ci sia stata una chiave interpretativa da parte dei socialisti. Insomma, l'Europa è stato il continente che ha ricercato e perseguito maggiormente l'equità sociale attraverso vari strumenti, compreso quello fiscale. Ebbene, nel corso degli ultimi, diciamo, 10-12, da quando l'ho letto questa cosa, sono passati altri 3 anni da quando ci ho scritto, quindi credo che sia andata avanti questa tendenza. Ad esempio, il carico fiscale sulle imprese è sceso di circa 10 punti, qualcosa di più piuttosto che qualcosa di meno, dal 30 al 20%. Le imprese, tecnologiche pagano mediamente il 9%. E non a caso la proposta di minimum tax su quelle che sono considerate le imprese multinazionali è al 15%. E sembra un obiettivo importante da perseguire se pensiamo che l'IRPEF su un lavoratore, diciamo, di un reddito basso è al 35%, uno rimane colpito da questo dato. C'è stato cioè uno spostamento del carico fiscale massiccio in Europa a vantaggio delle imprese. Peraltro poi mi aveva colpito anche un paragone tra Italia e Germania a proposito di carichi fiscali, perché naturalmente, come tutti sanno, in Italia c'è il record della evasione fiscale pro capite a livello europeo.
Però complessivamente sulla carta il carico fiscale italiano è circa del 45%, correggetemi se i miei ricordi sono un po' errati sui numeri, ma più o meno era questo, mentre il carico fiscale tedesco è del 39%. C'è una maggiore quota di evasione in Italia, circa precisamente del 6%, e mi colpì anche però che una quota significativa del prodotto interno lordo tedesco, non mi ricordo precisamente quanto, quindi non dico una percentuale, ma non sicuramente una percentuale al di sotto delle due cifre, sia in transito strutturalmente in paradisi fiscali o in aree di elusione fiscale, interne ed esterne all'Unione Europea. Allora, che cosa mi viene da questi ragionamenti, che è poi la chiave di interpretazione che vi propongo, anche un po' diversa da quella che avete proposto voi, non in contrapposizione, ma diciamo in dialettica, insomma. Che sostanzialmente un discorso che affronti il tema della distribuzione dei redditi e del carico fiscale al di fuori, della trasformazione del modello produttivo e del rapporto tra lavoro e altri soggetti, che non avete fatto, ma in particolare De Metrio sin dall'inizio ha detto c'è cioè, il problema del capitale finanziario, eccetera, eccetera, ma che secondo me ha bisogno di essere maggiormente centrato, fatica a ricostruire una capacità di alternativa a questo quadro che si va a determinare. Prendiamo il caso italiano. Il caso italiano è un caso di basso tasso di occupazione, che però nel dopoguerra aveva una caratteristica di stabilità, direi di bassi di ma garantiti. Su quel basso tasso di occupazione, ma di redditi bassi ma garantiti, gravava anche la quota principale di carico fiscale. Che arriva fino al sistema pensionistico. Io sono andato in pensione da poco con l'INPS e mi colpisce perché il mio reddito subisce una decurtazione dalle tasse che è 15 volte superiore a quello che succede in Germania, cioè da me prendono il 30% e in Germania diciamo un livello come il mio sarebbe tassato del 2%. Ma perché? Perché appunto su quel pezzo di società sostanzialmente grava molta della capacità di, anche di assistenza, eccetera, eccetera, le cose che sappiamo. Ora, questo dato italiano però ha delle caratteristiche anche europee, perché io penso che ci sia una connessione tra le politiche di uguaglianza, tra le politiche di giustizia fiscale, tra le politiche di avvicinamento ai redditi e le politiche che determinano l'obiettivo della piena occupazione. L'obiettivo della piena occupazione è stato al centro dei programmi di tutte le forze politiche democratiche nel dopoguerra ed è stato poi abbandonato sistematicamente dalla stagione di Delors in poi e sostituito con l'obiettivo dell'innovazione e della competizione che avrebbero determinato l'occupazione. L'obiettivo della piena occupazione ha fatto sì che ci sono aree europee dove il tasso di occupazione è superiore al 90%, aree in cui si sta tra il 70 e l'80% e aree come la nostra dove si sta intorno al 50-60% a seconda delle fasi, a seconda dei metodi di calcolo. Nonostante queste differenze di occupazioni, oramai il problema della diseguaglianza e dell'ingiustizia fiscale riguarda complessivamente tutto il continente europeo, che ha una dinamica di diseguaglianza percentualmente più accelerata di quella degli Stati Uniti in questo trentennio di Maastricht, perché l'insieme del mercato del lavoro è sottoposto a una flessibilizzazione e una precarizzazione che naturalmente in situazioni come quella italiana porta a uno sfascio sociale come quello che noi conosciamo con dei record che sono record europei ma dentro un trend europeo. Finisco. Io penso che noi dobbiamo ragionare sul valore lavoro rispetto ai rapporti di forza. Lo dico anche perché io sono impressionato dal fatto, è l'ultima cosa che dico, che si possa togliere
reddito sociale, reddito di cittadinanza, colpire direttamente alcune milioni di persone, spostare qualche miliardo direttamente da sostegno al reddito, dal sostegno alle imprese, in un quadro più generale in cui tutti i soldi delle varie crisi, compreso il PNRR, in tutte le sue versioni, sono andate principalmente alle imprese piuttosto che ai redditi e al lavoro, e non succede niente. Perché parliamoci chiaro, non succede niente. Naturalmente è un deficit soggettivo dell'organizzazione, in primo luogo del sindacato, ma se non succede niente quando ritolgono 3 o 4 miliardi di salario di cittadinanza, di reddito di cittadinanza, vuol dire che i rapporti di forza sociale sono spostati in modo drammatico e io penso che la perdita di relazione con la centralità dell'occupazione sia una delle concause. Grazie Roberto. Adesso la parola a Roberto Rosso, che ha alzato la mano. Prego. Sì, molto velocemente, con un interrogativo che rimanda, diciamo, a una discussione successiva, perché come ci siamo detti in redazione, stante questo tema e tutte le sue implicazioni e relazioni, questa è una primissima tappa, ovviamente parlando del nostro dibattito interno allargato a chi partecipa, insomma. E cioè, è il problema del modello di sviluppo, nel senso che adesso Roberto Musacchio ha descritto una parabola, negli altri interventi si è parlato dell'aumento della disparità, si è parlato della precarizzazione progressiva dei rapporti alla forza lavoro. Ecco, siccome oggi si parla, per farla breve, della necessaria e inevitabile transizione digitale, la quale nelle sue varie ondate è in corso da ben prima della fine del secolo scorso, ma adesso siamo arrivati all'acme dell'intelligenza artificiale. Dall'altra si parla della transizione climatica, anche perché l'orizzonte catastrofico, abbiamo fatto un dibattito sul catastrofismo con Bifo. Siamo nel pieno di questo tipo di questa riflessione. E siccome questa transizione, in realtà, in questi ultimi anni, passando anche per la crisi del 2008-2011, abbiamo avuto, come dire, passiamo per fasi successive di crisi, cambiamenti globali e trasformazioni straordinarie della composizione tecnica di capitale, della composizione tecnologica. E c'è della composizione sociale. In tutto questo l'Italia appare, è noto, l'Italia è nota per le sue medie imprese inserite in filiere internazionali, ma poco primati a livello e poi una finanziarizzazione della grande impresa con famiglie che hanno abbandonato anche molte delle fabbriche medie oggi in lotta. Sono famiglie, erano famig era capitalismo familiare che ha venduto a gruppi finanziari internazionali, per dire. Cioè c'è un problema di classe dirigente di questo paese dentro un processo globale di trasformazione. Anche la nozione di lavoro, l'occupazione di cui parlava Roberto, ma questo lavoro negli ultimi 30-40 anni è cambiato. Io sono vecchio e mi ricordo quando c'era 50 anni fa. Il discorso sulla riduzione dell'orario di lavoro sembrava che in Francia fosse garantito il fatto che fosse si scendesse alle 35 ore, in Italia se ne parlava dentro un'ondata di lotte operaie. Ebbene, si diceva appunto, Roberto diceva, non c'è nessuna risposta sociale adeguata. Abbiamo parlato a volte della rana bollita, negli ultimi 30 anni ci hanno bollito lentamente, ci siamo quindi abituati, mo stiamo bollendo però per l'appunto. Io mi chiedo quindi. La mia domanda riguarda quindi la relazione tra questo quadro della divisione del quadro che riguarda i redditi, che riguarda la ricchezza e che riguarda i meccanismi fiscali e le prospettive di una trasformazione tecnologica e complessiva del rapporto di capitale rispetto ai quali le classi dirigenti sembrano, come dire, da tutte le descrizioni, abbandonare. Io credo che
Quindi le cose che ci avete raccontato, tra l'altro Elisa racconta, diceva appunto che anche dentro la questione climatica, come io dico sempre, chi è ricco va, si trova la possibilità di andare a respirare ogni tanto l'aria pura, anche se magari sta a Milano dove l'aria è pessima, se non può andarci, oppure a Milano sentivo negli ultimi 10 anni nelle aree periferiche della città di Milano gli affitti sono aumentati del 90%, chi ha fatto affari non li ha fatti in percentuale con le case in centro, ma con le case in periferia. Ecco, tanto questo è un esempio. Quindi, oppure a livello invece globale, dentro la borsa di New York, le big tech che vanno da Apple, Microsoft sino a Tesla, sono sette, mi sembra, passando per Nvidia, hanno una capitalizzazione di oltre 12.500 miliardi di dollari. Ecco, quindi noi abbiamo questo panorama. Il discorso è, stante questa descrizione, quindi diciamo questo quadro all'istante zero, avendo posto l'istante zero t uguale a zero ad oggi, stante invece questa transizione, cosa potrà succedere? Stante appunto, e qui la chiudo per davvero, quello che diceva Musacchio, che ci hanno soprattutto in Italia, negli ultimi 30 anni ci hanno bollito. E quindi la domanda si sposta appunto necessariamente. Non mi soffermo sui dati, le cifre, ho letto attentamente partendo dall'articolo di Alessandro che ci ha sollecitati e poi le ricerche e un po' i materiali che ognuno di noi si accumula purtroppo per vizio intellettuale. È chiaro che gli elementi analitici e sociali sono straordinariamente complessi. Di sicuro il quadro italiano e le sue classi dirigenti e la traiettoria del sistema italiano in questa grande trasformazione non sembra dare grandi prospettive né al conflitto né ma anche al processo di trasformazione del capitale, dove sembra prevalere una tendenza alla finanziarizzazione piuttosto che all'innovazione. Fine. Grazie Roberto. Riccardo, vuoi intervenire? Devi mettere il microfono però. No, grazie, sono solo interessato a sentire. Perfetto. Va bene, io Posso? adesso ridarei la parola a Demetrio, Perfetto, va però gli bene. chiederei anche di fare, oltre tutto quello che abbiamo detto fino adesso, anche di dirci un po', anche perché voi avete finito diciamo, la vostra analisi con una invocazione alla riforma del sistema fiscale. Ecco, quindi Sì. vediamo se ci dice anche qualcosa su questo rispetto. Assolutamente, sì. Infatti Grazie, prego. volevo riprendere, grazie a tutti per gli interventi molto, molto pertinenti. E in effetti volevo riprendere due cose che secondo me erano molto importanti. Uno è come si caratterizza il sistema fiscale italiano anche rispetto al contesto internazionale e poi fare un punto anche riguardo come si relaziona al cambiamento climatico e alle sfide che ci sono nel futuro in questo aspetto. Allora, ripartendo un attimo dai nostri dati, dal lavoro che abbiamo fatto, voglio spiegare brevemente che cosa troviamo riguardo la progressività e la regressività al top della distribuzione dei redditi. Allora, quello che vediamo principalmente è questo. Al bottom della distribuzione, cioè la parte più povera, è fondamentalmente fatta da redditi da lavoro, che siano autonomi, che siano redditi da lavoro dipendente o che siano pensioni. Questo gruppo di persone viene tassato con l'IRPEF, che è l'unica tassa progressiva che abbiamo in Italia, di fatto. Poi ci sono i contributi sociali, che sono però proporzionali ai soli redditi da lavoro. Poi ci stanno le varie tasse sulle rendite finanziarie che possono avere anche sui risparmi che hanno le persone con redditi più modesti, e poi ci sono le tasse sui consumi, l'IVA. Queste sono molto importanti, ed è molto importante considerare tutte le tasse, tu tutte quelle che ho detto, anche quelle che non ho detto, che poi però sono nel lavoro, perché se consideriamo soltanto l'IRPEF, che è progressiva, sì. È anche vero che hanno sempre ridotto di più la base imponibile, rendendola sempre meno più efficiente, sempre meno efficace, sempre più pagata soltanto dai redditi da lavoro dipendente.
Ma se noi prendiamo soltanto l'IRPEF, questo è soltanto il 20 per cento, il 23% delle tasse totali che arrivano nelle casse dello Stato. Quindi è chiaro che il sistema fiscale italiano non si basa sull'IRPEF, si basa sull'insieme di varie tasse. L'IVA, per esempio, l'IVA insieme alle altre accise è il 26% delle tasse. Quindi per questo è importante considerare anche l'IVA. Se ci consideriamo anche i contributi sociali, questi sono il 30% di tutte le imposte che arrivano nelle casse dello Stato. Quindi è importante metterle tutte insieme, altrimenti non si capisce bene di che cosa si parla se si va a considerare soltanto un tipo di imposta. Ecco, il problema sull'IVA è che le persone più povere ovviamente spendono una quantità, una porzione maggiore del loro stipendio in consumi, quindi vuol dire che spendono una parte di più dello stipendio nell'IVA. Quando invece raggiungi redditi più importanti hai molti più risparmi, soprattutto quando arrivi al top 1% e guadagni più di 1 milione di euro l'anno. Risparmi più che consumi una piccola porzione, quindi spendi una piccola parte di questa parte in IVA. E questo fa sì che l'IVA, le accise sui consumi, abbiano carattere regressivo. Mettendo insieme queste cose, quello che i contributi sociali sono proporzionali sui redditi da lavoro soltanto, quindi quando al top inizi a guadagnare particolarmente redditi da capitale, non devi più versare i redditi, i contributi sociali, quindi incidono ancora di questi non incidono più sulla parte di tasse che vai a pagare. Inoltre c'è un limite contributivo sui redditi oltre i 100.000 euro, non bisogna più versare contributi sociali, quindi questo riduce ulteriormente anche se si hanno redditi da lavoro molto alti. E poi ci sono i redditi da capitale, questi sono tassati, con un'aliquota flat. 12%, 12,5% oppure 26% a seconda dello strumento finanziario che si usa, oppure si hanno redditi detenuti nelle società, quindi le imposte lì sono molto basse, come dicevate prima. Quello che si vede quindi alla fine è che, sommando tutte le imposte, chi è al bottom, alla parte più bassa della distribuzione dei redditi, fa una spesa in tasse intorno al 40% del proprio reddito, che sale gradualmente fino ad arrivare al 50% per il 95esimo percentile, quindi le persone che guadagnano una media di 130.000 euro l'anno. E poi continua ad abbassarsi, però continua ad abbassarsi per quello che dicevo, perché queste persone non versano più contributi sociali, perché hanno sostanzialmente redditi da capitale, che sono tassati meno redditi da lavoro. Consumano molto poco in realtà, quindi versano meno IVA, e questo fa sì che hanno il top 1%, quindi le persone che hanno più di 1 milione, vanno a versare il 36% di imposta rispetto al loro reddito. Quindi questo caratterizza la regressività che vediamo al top nel nostro paese. Ma la cosa interessante è che questo in realtà è abbastanza comune negli altri stati. Ci sono degli altri lavori, di cui uno penso che sia poi il proseguimento di quello che citava Roberto, non ricordo il cognome, scusatemi, Musacchio forse, Usacchio. che era stato fatto, sì, che era stato fatto dal erano stati messi insieme dall'EU Tax Observatory, che fa parte del gruppo È quello di anche di Zanni. Piketty, esatto, quello di Zucman, esatto. Lì loro nel report che è uscito quest'anno, tra l'altro, fanno vedere la progressività simile a quella che abbiamo mostrato noi nel nostro studio per America, derivante da uno studio del 2019, per la Francia e per l'Olanda. E fanno vedere più o meno la stessa cosa. Ci sono livelli diversi, quindi in America il livello delle tasse pagate, dell'aliquota effettiva è più basso, poi è un po' più alto quello dell'Olanda, poi è un po' più alto quello della Francia. Noi ci abbiamo aggiunto le nostre stime, che sono più o meno praticamente a livello della Francia. Però in tutti questi lavori, incluso il nostro, poi si vede che dal 5%, in America magari un po' più alto, inizia a ridursi. E si riduce per questo stesso motivo, cioè al top si hanno fondamentalmente redditi da capitale, si consuma poco e non si pagano i contributi sociali. E questo fa sì che i più ricchi riescono a guadagnare di meno, a pagare meno tasse in proporzione. E quello che voglio dire poi è perché si collega questo alle sfide del cambiamento climatico. Aveva assolutamente ragione prima Elisa, che ci sono studi che mostrano, di cui tra l'altro
c'è uno studio a cui sto lavorando in cui si vede che effettivamente le persone che sono più le persone più danneggiate dal cambiamento climatico sono anche quelle che sono nella fascia più bassa della distribuzione dei redditi. C'è un lavoro che sto portando avanti in Italia che cerca di vedere proprio questo, però ci sono già lavori a livello internazionale che vedono che gli stati che sono quelli, gli stati più poveri, dove il reddito pro capite è un po' più basso, sono anche quelli che vengono danneggiati maggiormente dai cambiamenti climatici. E quindi questo è un problema, bisogna fare qualcosa. Ed è assolutamente importante fare un cambiamento tecnologico importante. Servono più investimenti, servono politiche di adattamento, politiche di mitigazione per far sì che si riducano i danni dovuti ai cambiamenti climatici, che non riusciremo necessariamente a impedire, però almeno bisogna cercare di impedire danni. E per fare questo c'è bisogno di più risorse. Per avere più risorse, sarebbe importante riuscire a risolvere questo problema della regressività. Noi avevamo inizialmente parlato al lavoro, poi in una fase successiva abbiamo deciso di scorporarlo da quel lavoro per fare poi un lavoro successivo, ma ne abbiamo parlato anche in un capitolo che abbiamo scritto in un libro di quest'anno sull'Europa, in cui effettivamente lasciamo vedere che si possono creare alcune specifici tipi di imposta. Targettizzati per il top 1%, quindi che vanno soltanto a chiedere risorse alle persone più ricche, che sono quelle che oggi contribuiscono di meno in realtà, e utilizzare questi fondi. Abbiamo fatto i conti, abbiamo fatto delle stime per cui è possibile riuscire a trovare sufficienti risorse per compensare il gap di investimento che invece viene richiesto. Abbiamo usato delle stime dell'Europa fatte dalle agenzie europee che cercano una certa quantità di risorse. Abbiamo visto noi con queste imposte, che sono per esempio una tassa sul patrimonio, sui grandi patrimoni a livello europeo, quindi oltre i 2 milioni di euro, chi ha più di 2 milioni di euro. Una tassa maggiore sulle imprese, ad esempio, in modo che siano condivise fra tutti. Le imprese non ci sia la possibilità di fare trasferimenti, di far finta che i profitti vengano presi in posti in cui le tasse sono più basse, e in questo modo si riuscirebbero a ottenere abbastanza risorse. Noi abbiamo fatto i conti che erano circa il 2% del PIL europeo. Se ci fosse un coinvolgimento europeo in questo senso, si potrebbero fare molte cose, ovviamente. Poi è sempre poi una questione politica, purtroppo. Se non c'è la volontà politica non si può fare niente, però questo era Grazie, quello che io volevo dirvi su questi lavori. Elisa, a te volevo dirti appunto, lui ha concluso sul fatto della volontà politica. Ecco, qui il problema torna a essere come si fa come dire, a far passare questi messaggi, nel senso che i dati ci sono, abbiamo parlato fino adesso di sia la Banca d'Italia, la ricerca di Demetrio e gli altri. E altre ricerche appunto anche a livello europeo, i dati ci sono che ci danno un quadro di questa situazione che è non sostenibile. Ecco, però la politica da questo punto di vista non sembra ascoltare, non sembra essere particolarmente interessata, diciamo, a questo tema, anche se poi quello che noi sappiamo e che vediamo e che le nostre società occidentali sono completamente, come dire, in una fase di destrutturazione tale che anche politicamente la situazione sta diventando particolarmente esplosiva, purtroppo a destra. Però, diciamo, la dimensione del malcontento del ceto medio da una parte e delle classi lavoratrici purtroppo in questo momento si sposta a destra, ma dietro c'è questa sofferenza legata chiaramente a questo problema della iniqua distribuzione delle risorse. Prego. Io invertirei la sequenza dei fatti, ma ci arrivo più tardi. Mentre vi ascoltavo parlare, mi veniva in mente una cosa. Proprio a proposito, no, di Europa e di volontà politica, nel 2000
mentre redigeva l'articolo 34 della Carta di Nizza, Stefano Rodotà, che è tra i fondatori, tra i punti di riferimento della rete dei numeri pari, introduceva nel panorama europeo, e non solo in realtà, il principio di intangibilità della dignità umana. Okay, parlando proprio, no, nell'articolo che parla di tutela dei diritti sociali, eccetera, e dice che il fine ultimo dell'azione politica deve essere questo: garantire la dignità umana. La stessa Europa, poco tempo dopo, appunto, emana i pilastri sociali europei, dove dà una serie di punti, dove dice che per far sì che questo sia possibile, ogni Stato deve garantire servizi sociali di qualità, un diritto all'abitare di un certo tipo, un reddito minimo garantito. Quindi non è una cosa che, ripeto, si è inventato una estremista pericolosa. Ce lo diceva l'Europa quando da un lato ci parlava di austerità, ma dall'altro ci parlava di reddito. Perché però? Perché in un modello di sviluppo dove la piena occupazione non esiste, nel senso, non voglio adesso fare la Cassandra del momento, ma nonostante tutti i partiti ci dicano che la dignità si ottiene solo dal lavoro, scopriamo che però c'è tutta una fascia di popolazione, uno che non può lavorare, no? Motivi di salute, eccetera, eccetera, ma anche che per come è costruito il nostro mercato del lavoro, non accederà mai a questo mercato. E quindi, come garantiamo noi una vita dignitosa a chi non lavora? È un dato di fatto, nel senso, a chi oggi non lavora, gli permettiamo di vivere oppure no? Oppure, oltre a dirgli che la colpa è la sua, se non lavora, gli diciamo pure quindi puoi pure morire. La sto estremizzando apposta. Il tema grande è questo, cioè quando si parla di reddito di base, non è un voler agitare un orpello per essere quelli buoni o quelle buone. Si tratta di fornire uno strumento di garanzia della vita. È proprio un concetto altissimo in realtà. E soprattutto perché oggi sappiamo, da 10 anni a questa parte, che esiste una categoria che fino a 30 anni fa in economia non esisteva, ossia i lavoratori e le lavoratrici povere. 30 anni fa, i nostri genitori, io sono già nella generazione che ha superato questo privilegio, gli dicevano che se avessero lavorato avrebbero avuto una vita dignitosa, bastava quello. Okay. Noi oggi vediamo circa 4 milioni, tra i 4 milioni e i 4 milioni e mezzo di lavoratori e lavoratrici povere. Dici, ma come? Che fanno uno, due, tre lavori e nonostante questo non raggiungono il livello di reddito adeguato ad una vita dignitosa. Ok? E tutto questo, unito in parte anche a quello, non in parte, del tutto a quello che dicevo nel primo intervento e a quello che diceva adesso Demetrio, non possiamo pensare, ecco perché ti dicevo, invertirei l'ordine dei fatti. Io non userei in maniera così scanzonata la parabola della rana bollita, perché in realtà la rana non è bollita, mi spiego meglio. La rana ha perso la fiducia nella politica come strumento per cambiare la propria condizione materiale ed esistenziale, che se non sbaglio è la funzione che deve avere la politica. Okay? Ma oggi le persone non ci credono più perché hanno visto negli ultimi 30 anni, magari appunto hanno votato la qualunque pur di veder soddisfatti i loro bisogni, e questo non è mai cambiato. Quindi, perché io oggi devo partecipare, si chiedono, alla vita democratica del paese quando questo non porta a nessun cambiamento della mia condizione, anzi la vedo continuare a scivolare in basso? No? Quindi non crede più nella politica istituzionale, perché come dicevo, quando poi si sta nei quartieri, si fa un lavoro di comunità, si costruiscono laboratori di mutualismo, si fa alfabetizzazione sociale, lasciatemi passare questo termine, è questa la cosa importante, perché a tutto questo dobbiamo affiancare il fatto che una persona su tre nel nostro paese soffre di analfabetismo di ritorno. Vuol dire che se io vado a spiegare quello che ho appena detto, non lo capisce. Se io lo scrivo in un articolo, non lo capisce. Mi devo mettere, glielo devo spiegare, glielo faccio capire.
Ma come spieghiamo riforme come l'autonomia differenziata, il presidenzialismo, la riforma fiscale a persone che non saprebbero compilare la loro dichiarazione dei redditi in maniera autonoma? Non sanno scrivere un curriculum per cercare lavoro? Questo è il grande tema. È da qui che anche una parte, prima se non sbaglio tu Alessandro citavi la responsabilità delle classi dirigenti sia delle imprese che io direi dei partiti, e aggiungo anche di una parte dei nostri mondi, perché o noi accettiamo il corpo a corpo sui territori, nelle comunità, oppure questa situazione non saremo mai in grado di cambiarla. Noi dobbiamo continuare per fortuna a costruire, perché anche l'idea che va tutto male, non c'è nessuno che fa opposizione in questo paese. Non è vero, un'opposizione sociale nel paese c'è ancora tantissimo da lavorare, ma proprio con grande, grande, grande passione, forze, competenze, esperienze che ci sono, ma c'è tanto da fare. Ne cito una tra le altre per motivi di tempo, il percorso che abbiamo avviato l'anno scorso con la Via Maestra, cioè il percorso della rete in cui si inserisce anche la rete dei numeri pari come promotrice, cioè c'è una parte di paese che non ci sta a queste dinamiche. E paradossalmente, di contro a quello che la politica pensa, non sono i privilegiati che si mettono a servizio dei più poveri per difenderli. No, no. In altri posti del mondo dicevano we speak for ourselves, parliamo noi per conto nostro, non ci facciamo rappresentare da altri, no? E questo in tanti territori continua a crescere. Ecco perché dico, una responsabilità ce l'abbiamo anche noi. Se tutto questo è accaduto, è evidente che c'è stato un vuoto. Ma il vuoto in fisica non esiste, viene sempre riempito da qualcos'altro. Allora, o noi rafforziamo il nostro essere pienezza in questo vuoto, oppure è normale, come dicevo all'inizio del mio primo intervento, dopo tutte le crisi l'uscita è sempre stata a destra, Alessandro. Quando non c'era un apparato culturale e sociale in grado di mostrare un'alternativa. Noi sono diversi anni che vediamo questo spostamento a destra e sinceramente alle porte delle elezioni europee vedremo, ma insomma, con una percentuale di votanti ormai al minimo storico della nostra Repubblica. Non ho grande fiducia sul fatto che si sveglieranno improvvisamente per andare a mettere la X sulla propria preferenza a questa tornata. Però, quando ci studiamo i programmi dei vari partiti alle diverse tornate elettorali, non c'è grande differenza in questo. Quindi, sicuramente alla politica serve uno scatto, in questo senso. Non è nostra responsabilità, come dire. Noi portiamo le nostre proposte, ci battiamo affinché queste siano ascoltate, facciamo opposizione e costruiamo consenso. Poi, la storia ce lo insegna, come dicevo prima, a un certo punto questa massa critica da qualche parte dovrà andare. Sarà la storia a mostrarcelo, per oggi siamo sicuramente in cammino. Questo, grazie. Grazie Elisa, ringrazio anche Demetrio, abbiamo fatto un percorso che per noi diciamo di Transform è un inizio diciamo di una discussione che abbiamo, io avevo scritto questo articolo, ma diciamo stiamo cercando di come dire, promuovere al nostro interno, ma anche appunto avendo la possibilità, cercando di avere dei contributi dall'esterno. Ecco, quindi vi ringrazio entrambi e magari vedremo se noi andremo avanti in questo percorso e poi magari a un certo punto ci rincontriamo e cerchiamo di scambiare anche quello che noi abbiamo un po' capito rispetto al nostro percorso con voi. E sperando appunto che in qualche misura, proprio perché torno a ripetere, le analisi ci sono, i dati ci sono, c'è anche un mondo che là fuori che si batte, che è appunto rappresentato questa sera da Elisa sui territori, no? Dal basso attraverso le organizzazioni sociali. Ecco, il tema vero è come costruire un passaggio verso la politica, ecco, perché se no
torniamo a ripetere quelle cose che abbiamo detto stasera. Abbiamo i nostri quasi 6 milioni di persone in povertà assoluta, e appunto con un raddoppiamento assoluto del numero negli ultimi 15 anni. E la politica, questa cosa reagisce togliendo il reddito di cittadinanza, tornando a proporci il modello del XVIII secolo inglese delle working houses, cioè nel senso che appunto il workfare è comunque sempre punitivo, non è una logica lavoristica e così via. Quindi è un problema politico, è un problema culturale su cui noi nel nostro piccolo cerchiamo di lavorare. Quindi vi ringrazio molto e alla prossima. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.